Ferrovie dello Stato italiane si confronta con le associazioni delle persone con disabilità. L'amministratore delegato del gruppo, Renato Mazzoncini, ha incontrato il 5 aprile a Roma Termini i rappresentanti delle associazioni per illustrare i servizi offerti da FS Italiane e per ascoltare consigli e richieste utili a migliorarli. Mazzoncini ha ribadito il massimo impegno che FS Italiane sta portando avanti insieme ai vari attori che si occupano di mobilità per garantire il diritto al viaggio a tutti i cittadini, compresi quelli con disabilità. Per noi è sicuramente un punto d'orgoglio cercare di fare viaggiare tutti e soprattutto di fare viaggiare tutti alla stessa maniera e tutti bene. Quello che mi piacerebbe riuscire a realizzare in questi prossimi anni è consentire alla gente di fare veramente un viaggio, nel senso che oggi ognuno di noi che ha bisogno di spostarsi esce da casa e deve tornare a casa. Abbiamo un grande piano di sostituzione dei treni e questo, come sapete benissimo, è la cosa più importante. La giornata è proseguita poi con una visita sui treni Frecciarossa 1000 e JETS, dove le associazioni persone con disabilità hanno avuto modo di rivolgere domande specifiche ai tecnici di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana.